scava le quiete stanze, le vie d'intorno al tuo perpetuo canto, allorché all'opera che mi nidi intenta sedere, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Era il maggio doloroso, che tu sollevi così nella regione. Io gli studi le zadre, talor lasciando le scorte carte, ove il tempo mio primo e di me si scondeva la miglior parte. Il suo giorno del paterno stello, per già gli orecchi al suono della tua voce. La noia è in qualche modo il più sublime dei sentimenti umani. Non che io creda che dall'esame di tale sentimento nascano quelle conseguenze che molti filosofi hanno stimato di raccogliere, ma non di meno il non poter essere soddisfatto. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella, e su romani silenzi e profondissima pietra, io nel pensiero infine, ove per poco il corno si sfonderà. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce ho comparato. Carissima signora, già che mi trovo in viaggio, volevo fare una visita a voi e a tutti i signori e ragazzi della vostra conversazione, ma la neve mi ha rotto le tappe e non mi posso trattenere. Ho pensato dunque di fermarmi un momento per fare la piscia nel vostro portone e poi tirare avanti il mio viaggio. Bensì vi mando certe bagatelle per codesti figlioli, a ciò che siano buoni, ma diteli che se sentirò cattive relazioni di loro, quest'altr'anno gli porterò un po' di merda. Della famiglia di Dio. Nelle obbligazioni che io le professo sono innumerevoli come è limitato l'affetto che sento per lei. Il suo ingresso nella mia famiglia è stato una vera gioia.